Buongiorno a tutti, sono Nico Martinelli del Technical Sales Support di Bioikin e oggi sono in compagnia di Gianmarco Marocchi, titolare dell'omonima azienda agricola, azienda che produce pere e mele da parecchi anni e sono altrettanti anni che utilizza i nostri prodotti. Gianmarco, se ti vuoi dare, illustrare come utilizzate i nostri prodotti, quali usate e con che obiettivo? Allora, buongiorno a tutti, siccome tu giustamente dico, noi abbiamo un'azienda di 40 ettari di frutteto, ripartiti metà pere e metà melo, e utilizziamo da molto tempo, collaboriamo con Bioikin per quanto riguarda consumazioni, si parte dalla legazione in aprile, quindi bottone bianco, fioritura, bottone bianco, l'emalga, policist, miscelato a borumin, micro, per la foglia rende molto verde la foglia, il micro. Poi successivamente 30% di fiori aperti, un altro intervento al 50% e a caduto petali lo spray dunger. Cito il cospito CU e il protamo CU, che abbiamo visto anche quest'anno soprattutto un attacco fortissimo di colpo di fuoco, ma ci siamo abbastanza salvati grazie a questi due prodotti. E una cosa che non ho detto, magari un altro prodotto che voglio citare, mi permetto, è il Sun Red, che viene utilizzato per far diventare rossa la frutta, nel vero senso della parola, perché su Carmen e su Melo della Gala, ricette che abbiamo fatto prima, abbiamo visto anche gli ottimi risultati, gli 8 giorni prima della raccolta, ha un'azione veramente colorante.